Una serata di ricercata musica house ha invaso il Pincio di Fano, in perfetto stile one man show, poliedrico e geniale, dalla console Vannelli ha regalato in diretta Facebook una serata di musica con le sue performance. Il DJ di fama internazionale si è esibito dal carro più celebre del Carnevale di Fano. L'appuntamento in città si aggiunge alle tappe del tour che si sta portando l'artista in 20 siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, tutti avvolti dal mistero e mai rivelati fino al momento della diretta, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, nel rispetto del distanziamento sociale, che fa registrare numeri da capogira con ben oltre 4 milioni di visualizzazioni. Sempre musica elettronica, ovviamente, sono un DJ da vecchia data, quindi farò un percorso sempre sull'elettronica dance. Le Marche è una regione magnifica, Fano è una cittadina magnifica, sono qua davanti alla prima porta di Augusto, quindi il Carnevale, che è uno dei più antichi, se non erro, insieme a quello di Venezia. Sono molto onorato di poter pubblicizzare questo Carnevale. Il live tour di Vannelli è stato anche un'occasione di promozione del city brand Fano Città del Carnevale, valorizzando l'entità e la storicità dell'evento cittadino che detiene il primato di carnevale più antico d'Italia. Da un'idea di Enrico Terminesi, l'ente carnevalesca, in collaborazione con il Comune di Fano e l'associazione Carnival Factory, hanno organizzato questo grande evento con questo grande professionista, proprio Giotti Vannelli. Penso sia il più grande DJ che è arrivato a Fano sicuramente negli ultimi anni, quindi noi ne siamo felici, orgogliosi. Già durante il lockdown ci siamo sentiti varie volte per organizzare proprio questo evento di promozione di Fano Città del Carnevale.